alle meraviglie del Signore, viene spontaneo cantare con accenti poetici. Oggi ascoltiamo l'inno di Zaccaria, lo ascoltiamo e preghiamo con lui in vista del Natale. Quello di Zaccaria è il canto della redenzione ed è diventato il canto perenne dei redenti. Ogni giorno, infatti, la Chiesa lo canta con tutti coloro che pregano l'ufficio divino delle ludi. La meraviglia e il canto fanno parte della nostra preghiera di ogni giorno, che diventa particolarmente intensa quando, come Zaccaria, come Maria, come il vecchio Simeone, diventiamo capaci di comprendere al meglio tutto quello che il Signore ha fatto e fa per noi, le meraviglie della sua grazia. Dovremmo spesso perciò benedire il Signore ed esclamare: quanto sono grandi le tue opere, Signore, tutto hai fatto con saggezza. Per quali cose nella tua vita vorresti ringraziare e lodare Dio? Come ti stai preparando per il Santo Natale?